Un saluto da Francesco Samani e ringrazio tutti quelli che mi stanno seguendo ed in particolare vorrei ringraziare uno di voi. Nel senso che mi arrivano, ormai sono migliaia i commenti che mi sono arrivati, la maggior parte, anzi devo dire tutti estremamente positivi, e io sto rispondendo personalmente ad ognuno di essi. Mi è arrivato, cioè questa mattina dal telefonino sono riuscito a leggere un commento che mi ha meravigliato positivamente di una collega che mi ha detto che insomma sta condividendo i contenuti per il concorso, i contenuti di questi video, di queste playlist, li sta condividendo con tanti colleghi nei vari gruppi. E io desidero fare un... Cioè, ringraziarti particolarmente. E, tra l'altro, ho avuto difficoltà a risponderti al commento perché me ne arrivano tanti e i commenti che arrivano dall'applicazione smartphone mi arrivano in una successione d'ordine diversa rispetto ai commenti che leggo dal PC. Quindi, a volte, se non vi rispondo, dipende unicamente da quello, perché non sempre poi li riesco a visualizzare tutti e con ordine. Allora, ci sono fatti ringraziamenti e insomma rinnovando la richiesta nei vostri confronti di condividere il canale, di condividere contenuti, se vi piacciono ovviamente, di mettere mi piace, di avere sempre un ruolo più attivo, anche di rispondere ai commenti stessi che arrivano, magari potete contribuire a rispondere voi attivamente. In maniera tale che ci si aiuta a vicenda, ok? Questa è una cosa molto bella. E ieri avrei voluto fare un video, non ne ho avuto la possibilità, mi è dispiaciuto tanto perché scrivo un pochettino, il 5/10 del 2020 era la festa, diciamo la giornata mondiale degli insegnanti. Voglio spendere giusto due parole relativamente a questa importante ricorrenza, perché ovviamente non credo che sarà oggetto del concorso. Questa ricorrenza esiste dal 1994, ormai sono passati più di 20 anni. E il 5 ottobre quindi si festeggia la giornata mondiale degli insegnanti, è stata istituita dall'UNESCO insieme a Education International, che è la federazione internazionale che raggruppa le sigle sindacali degli insegnanti. E quello che ha riguardato anche un pochettino le tematiche che riguardano gli insegnanti, il tema insomma della giornata è gestire una crisi e immaginare un altro futuro. Non voglio aggiungere altro, mi sembra molto bello. Un motivo in più, tra l'altro anche Google, il motore di ricerca, ci ha celebrato, insomma, con un doodle. Sono stati inseriti degli elementi tipici dell'insegnante, come il righello, i libri di testo, la matita, la tavolozza dei colori, fino ad arrivare anche al computer nella scritta proprio di Google. E io, insomma, sono felice di questo riconoscimento a livello proprio mondiale. Per quanto riguarda oggi, la lezione sarà relativa alle metodologie didattiche. Ovviamente questa lezione è utilissima per il concorso 2020 e in particolare oggi voglio parlare del cooperative learning. Partendo dai criteri generali. Vi dico subito che non so se riuscirò a fare
tutto in questo video. E quindi, se ce ne saranno altri, basta che li cercate all'interno del canale e li troverete sicuramente. Se alla fine di questo video non ci sarà altro da dire, metterò parte prima. Siamo in diretta live per quelli che non lo sanno, ecco perché ancora non so se scrivere prima parte, seconda, terza parte, non lo so, perché iniziamo con questa lezione e vediamo dove si arriva. Non voglio fare video troppo lunghi, siamo a 5 minuti. Ok, allora, il cooperative learning in realtà fa parte di un insieme di tecniche di conduzione della classe. Quindi fa parte di tutte quelle tecniche relative alla conduzione della classe, la quale viene divisa in piccoli gruppi, divisione in piccoli gruppi. E questa divisione avviene per attività di apprendimento. Ovviamente i risultati avranno delle valutazioni in base a ciò a cui si arriverà. Vi lascio un riferimento, Comoglio Cardoso, 1996. Quindi l'elemento caratterizzante, il cooperative learning, è il lavoro di gruppo. Il quale è uno strumento utile per raggiungere obiettivi specifici. Il E si utilizza soprattutto nelle classi dove vi sono elevate abilità linguistiche e conoscenze. Si usa in classi con buon background. Mi sono arrivate delle domande, dei commenti da parte vostra in cui veniva chiesto qual è la miglior metodologia didattica in una classe con basso background, sono proprio tematiche uscite negli ultimi concorsi. Oppure, qual è una metodologia didattica motivazionale? Ad esempio, può essere la didattica laboratoriale. Oppure, se il background, il livello socioculturale è molto basso, qual è la metodologia didattica da utilizzare per affrontare questo determinato argomento? Allora, ovviamente, considerando anche le prove precedenti che mi sono andato a rivedere di tutte le classi di concorso, ricordate anche questa questione qui non è secondaria perché ovviamente in alcune domande non vi chiedono solo di spiegare il cooperative learning, ma vi chiedono come agireste in questo contesto, in questa situazione. Ovviamente qui nel lavoro di gruppo, sicuramente in tutte le metodologie che richiedono il lavoro in gruppo, c'è un lavoro a livello socializzante, quindi un lavoro che aumenta le capacità relazionali. Quindi anche qui, anche questa, insomma, potrebbe essere una domanda: qual
Quale metodologia didattica utilizzereste per aumentare le capacità relazionali della classe? O questa è una conseguenza, migliora il clima della classe. Io già sto immaginando quindi le domande quiz a risposta chiusa o domande aperte, nella quale insomma bisogna spiegare poi il motivo, no? Quindi il gruppo a questo punto può essere visto come motivo di crescita. Quindi il gruppo, il lavoro in gruppo viene visto come un lavoro costruttivo. Benissimo. Inserisco un'altra diapositiva. Eliminiamo tramite mouse, perché tramite tavoletta grafica non riesco. Vediamo qualcosa. Allora, facciamo qualche altra considerazione specifica per il concorso. Si giunge, allora, questi sono gli obiettivi curriculari. Si giunge ad essi anche attraverso l'osservazione dei compagni. Quindi c'è uno scambio di informazioni e quindi, diversamente dalla lezione frontale, che forse è il metodo tradizionale, il lavoro in gruppo permette l'acquisizione di pensieri astratti. Quindi quando si dialoga, che sono relazionati all'apprendimento concettuale. Il gruppo è inteso come una risorsa, e le risorse sono gli elementi del gruppo, e ovviamente gli strumenti e le risorse che saranno di riferimento per ogni studente saranno comunque anche le abilità intellettive, le informazioni rilevanti, il lessico, le chiavi istruzioni che verranno date. Studi dimostrano che la spiegazione di un contenuto acquisito da parte di uno studente nei confronti di un altro studente creano strumenti utilissimi e conseguenze utilissime all'acquisizione del concetto stesso. E quindi assolutamente si favorisce l'apprendimento curriculare. Bene, allora torniamo in alto e scriviamo prima parte. Ci sono tanti elementi da dire, non mi va di essere troppo sintetico, perché in queste lezioni noi stiamo cercando anche di approfondire quali potrebbero essere tutte le domande che usciranno al concorso e come magari pensare di procedere. Cioè, già oggi abbiamo in correlazione pure con gli altri video presenti in questo canale, stiamo facendo veramente delle ottime ricostruzioni
per avere insomma dei punti di riferimento per rispondere ad eventuali domande relative non solo alla conoscenza della metodologia didattica, ma come utilizzarla in funzione delle varie classi che possono capitarci. Io con questo, come al solito, vi ringrazio, vi saluto, vi dico di iscrivervi, attivate la campanella, lasciate commenti e mettete un bel like. Al prossimo video.